Eccoci qui, ecco la nostra vecchia sigla che ci fa tornare indietro nel tempo, no? Sempre un piacere, sempre una gioia. Francesca, benvenuta, buon pomeriggio. Benvenuto a lei, bentornato, buon pomeriggio a tutti voi. Beh, veramente l'ultima a tornare sei stata È tu. vero, Quindi, è vero, stavolta è avete vero. visto che abbigliamento esotico che acconciatura esotica che ha Francesca Lo oggi. chiamano il nido. Senti, ti posso chiedere una cortesia? Da qualche Certo. parte dello studio ho dimenticato gli occhiali. Non so dove, Sono questi? grazie, Adesso sono quelli. glieli portiamo subito. Allora, la nostra consueta puntata dedicata alle vostre domande. Francesca le ha raccolte, ce ne sono tante e alcune anche particolarmente interessanti e impegnative. Fatemi, questa è una richiesta che vi faccio proprio anche per il futuro, fatemi le domande che sapete mi possano mettere in imbarazzo, quelle difficili. Quelle sulle quali rispondere potrebbe crearmi qualche difficoltà. Fatemi quelle che non voglio definire cattive, perché non esiste nessuna domanda cattiva. Ma un po' provocatorie. Ecco, magari provocatoria, brava. Beh, direi Poi che. partiamo sempre dal principio che domandare è lecito, rispondere è cortesia. Quindi partiamo sempre da quel principio. Esatto. Beh, allora io l'accontenterei subito perché partirei con una provocazione del nostro amico Paolo che dice se le opere di Michele Carpignano abbassino il livello delle nostre trasmissioni. Che cosa ne pensa? Caro Paolo, ma deve essere Paolo dal lago di Como, vero? È lui. È L'Elu. Paolo dal lago di Como. No, dunque, vedete, purtroppo noi non siamo più abituati. Francesca, ti prego, fai attenzione perché questa è una risposta che dovrei dare in seguito, Certo. molte volte. Purtroppo noi siamo abituati non a considerare la qualità pittorica di un'opera, la professionalità. Noi siamo abituati a giudicare un'opera in funzione dell'attualità di pensiero. Cioè, oggi si parla molto delle performance, si parla molto della fotografia, si parla moltissimo dei video. Quindi tutte forme d'arte, in realtà, che ormai se non hanno un secolo hanno 80 anni e vengono contrabbandate per assolutamente nuove. Però, dato che sono colte, tra virgolette, oggi sono spesso e volentieri noiose, allora spesso e volentieri ciò che è noioso viene definito assolutamente colto. Raramente ho visto una performance emozionante. Quando la vedi è straordinaria. Raramente ho visto un video coinvolgente. Quando lo vedi è clamoroso. Però anche un video scadente, anche una performance scadente, viene considerata attuale. Mentre invece non consideriamo attuale la qualità pittorica. E questo, scusatemi, mi scusi Paolo, è un difetto della contemporaneità. Noi diamo molta importanza alla forma, all'esteriorità, a ciò che va di moda o non va di moda, senza badare che esiste da secoli un professionismo nella pittura che esula completamente dal contenuto. Io di solito, poi purtroppo oggi la parola artista è assolutamente abusata, no? Perché oggi noi chiamiamo artista chiunque faccia un minimo di spettacolo. Quella che un tempo chiamavamo ballerina di fila, quando io ero giovane, oggi è un artista. Oggi è un artista.
Io non la penso così. Per essere artisti devi creare, quindi non è una professione, è una capacità creativa. Poi esiste l'ottimo professionista, esiste l'ottimo pittore. Vi ho portato un milione di volte degli esempi. Il mio medico, il medico di Francesca, il vostro medico di fiducia, non credo che sia un premio Nobel. Eppure lo consideriamo un ottimo professionista al quale affidiamo la nostra vita. Uno può essere un ottimo pittore senza essere un grandioso artista da premio Nobel. Poi purtroppo oggi la parola artista, tutti siamo artisti, giudichiamo in maniera un pochino avventata. Carpignano, dal punto di vista pittorico, dal punto di vista proprio della professionalità, è un'eccellenza. Quindi non vedo perché non si debba proporre un'eccellenza. Sarebbe assurdo non proporre un'eccellenza. Nel suo ambito, nel naturalismo contemporaneo, Carpignano è uno dei numeri uno. E allora non va bene? Perché i suoi soggetti sono evocativi di un periodo storico che poi lo vogliamo definire passato o lo vogliamo definire universale? Tutto dipende da come lo vogliamo definire. Certo. Sbaglio? No. Se sbaglio, ditemelo, sono a vostra disposizione. E glielo facciamo sapere la prossima puntata. Intanto vado avanti con la richiesta di Andrea, che è molto interessante, dice: Dozio ha dipinto i neutrini, punto di partenza della vita. Biggi invece il punto, che è l'inizio di ogni essere vivente. Ma chi ha avuto per primo questa intuizione? Guarda, se non fosse altro che per una questione anagrafica, il primo è stato Biggi, ma per una questione puramente anagrafica, perché Biggi è più anziano, è nato prima di Dozio. Poi diciamo anche un'altra cosa, che tra il neutrino di Dozio e il punto primario di Biggi c'è una differenza abissale. Il punto primario di Biggi è una cellula. Il neutrino ha a che fare proprio con la fisica sperimentale, quindi sono anche il risultato di due fasi culturali completamente diverse. Il punto di Biggi è la cellula iniziale, no? Proprio quasi un qualcosa di corporeo. Il neutrino di Dozio ci rimanda ad una dimensione addirittura energetica, spazialistica, ci rimanda al punto primario del creato, no? Mentre invece il punto di Biggi è il punto primario della nostra evoluzione umana. Quindi c'è anche una differenza concettuale importante. Poi dal punto di vista storico il punto di Biggi viene prima del neutrino, che poi oltretutto nella produzione di Dozio il neutrino è del nuovo secolo, del ventunesimo secolo, quindi siamo in una fase più avanzata dello studio della fisica. Certo. Passo allora alla richiesta di Giorgio, che le chiedeva un parere su un'opera di Renato Mambor di cui ci ha inviato un'immagine, che adesso chiedo alla regia di far vedere, e chiede se secondo lei sia di livello medio o alto. Può vedere l'immagine che aveva acquisito a una galleria qualche anno fa. Rivediamola un attimo, sì. Grazie regia. Posso essere spietato? Certo. È una modesta opera di Mambor. È raro trovare una modesta opera di Mambor, eh? Quindi devo fare i complimenti, è riuscito a trovare una delle rarissime modeste opere di Mambor. Ma è molto raro.
È molto raro perché di solito la produzione di Mambor, sia dal punto di vista qualitativo che dal punto di vista concettuale, è piuttosto alta. Se non sbaglio, dovrebbe essere un'opera degli anni 90. Sì. Così io vado, la vedo adesso per la prima Sono le volta. opere, sì, datate XXI secolo, XXI sì. secolo, quindi della fine, sono proprio della fine degli anni 90, dell'inizio del 2000, Sì. che è il momento forse meno felice di Mambor. È il momento meno felice di Mambor perché è il momento in cui è ancora legato al ritorno alla pittura, quindi alla riproposizione di tante opere, di tante tematiche, del passato, e non ha ancora acquisito il nuovo linguaggio del XXI secolo. Non è un'opera eccelsa, mi dispiace, mi dispiace. D'accordo. Passo allora alla domanda dell'amico Salvatore che si sta avvicinando alle opere di Franca Pisani e desidererebbe sapere se conviene in un'ottica di investimento acquisire delle sculture o dei quadri dell'artista. Allora, il quadro per tradizione, il dipinto, è più facilmente commerciabile. Questo, voi sapete che la scultura ha un mercato più elitario, ha un mercato meno diffuso, però dà soddisfazioni immense la scultura. Però la scultura è meno facile da vendere, però quando arrivi ai livelli di Moore, di César, dai, la scultura è la scultura. Più difficile da trasportare, più difficile da proporre, però è un mercato di elite. È un mercato di elite e come tutti i mercati di elite danno le soddisfazioni più ampie. L'investimento in pittura sarà un pizzico meno produttivo, però più facile, no? Molto più facile poi nella realizzazione pratica. Questo è abbastanza normale. Poi l'ideale è avere una bella raccolta di quadri e una bella raccolta di sculture. E allora stai tranquillo che sei a Ci si posto. toglie ogni dubbio. Non hai problemi. Poi ci ha scritto il signor Pasquale, che è un suo appassionato ammiratore e appassionato di arte, soprattutto antica, e ha acquistato anni fa un'opera che raffigura uno studente addormentato, che nel certificato di garanzia viene indicato quale autore dell'opera Orazio Fidani. Adesso chiedo sempre alla regia di inviare l'immagine. Il punto è che dopo qualche mese dall'acquisto ha contattato la dottoressa Moiana che aveva scritto un libro sull'artista, ma la sua risposta è stata che lei non riconosce nell'opera la mano del Di Fidani. Quindi, Fidani. esatto, E quindi cosa suggerisce? questo ce lo chiede a noi, vuole sapere un suo parere, anche un consiglio su un eventuale successivo passaggio, nel senso se vale la pena magari far corredare l'opera con un'expertise e se sì, quale possa essere un critico Ma guardi, il d'arte. quadro è molto bello. Il quadro è molto bello, il quadro è molto interessante. E a me, devo dire la verità, continuo ad essere legato a quell'attribuzione, nonostante un parere differente. Magari dove vive il nostro amico? Allora, Pasquale non ce lo dice, non ce lo dice. Non ce lo dice. Perché gli posso consigliare qualche studioso, magari che vive nella zona, per avere un suggerimento, magari uno studio più approfondito dell'opera. Questo potrebbe essere, ma vedendolo così, io resto dello stesso Ok. Ok, parere. allora. Nonostante sia stato contraddetto autorevolmente, non cambio parere. Ok, allora è arrivata anche un'altra richiesta, sempre su un'opera di Renato Mambor, un suo parere. Adesso Non chiedeva voglio, speriamo che non debba essere cattivo come cattivo come l'altro. precedenza.
Chiedo sempre alla regia di inviare la foto, la faccio partire da qua. Chiedeva più che altro una lettura, una spiegazione del quadro. Vediamolo, 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 vediamolo. Strano che la nostra regia esiti. Perché è Francesca che Ah, è Francesca che esita, No, ecco non è perché la io regia. stampo sempre le domande. Beh, allora, intanto che facciamo partire l'immagine, le faccio un'altra domanda. Va bene, La fammi domanda di un'altra domanda, risposta. poi torniamo Così su intanto Marco. vengono Vedi il bello della ad diretta, il aggiustarmi il bello conto. dell'improvvisazione. Allora, le faccio la domanda di Riccardo, intanto la regia viene ad aggiustarmi il computer, che chiede quali accortezze necessita un'opera d'arte ai fini della conservazione nel tempo. Lui ha acquisito un'opera su tela e voleva inserirla in un vetro, in un plexiglass, però si chiede se questi possano soffocare un dipinto, favorendo l'insorgere di umidità e quindi danneggiarlo. Ma guardi, devo dire che di solito mettere un vetro oggi, un tempo si metteva il vetro come protezione, oggi magari si mettono le vaschette di plexiglass o addirittura ho visto a Martigny una mostra che andate a vedere, c'è una mostra di Cézanne. Gabri da fantascienza, eh? Cioè, questo è Cézanne da fantascienza, e uno capisce perché quando vedi il genio è letteralmente un'altra dimensione. E ho visto che il museo per conservare le opere proponeva delle teche aperte che permettessero la circolazione dell'aria, però c'era una teca in plexiglass che impediva praticamente di toccare, di avvicinarsi all'opera. Ma guardate, normalmente un piumino che toglie la polvere e va bene. L'importante è non toccare le opere con le mani. L'importante, quello che io faccio spesso in trasmissione e vengo immediatamente rimproverato dagli specialisti, toccare il quadro, toccare il quadro. Lo sporca, poi inevitabilmente nel tempo i quadri si sporcano, Certo, questo è è inevitabile. inevitabile. Certamente, se gli metti la protezione del vetro, se gli metti un plexiglass, li conservi meglio, e per più tempo, ma tradizionalmente. Non c'è bisogno di particolari accorgimenti. Specialmente le opere di artisti contemporanei, perché i materiali che si usano per la pittura, che non sono più il tradizionale olio, nonostante i nostri amici vogliano sentire continuamente olio su tela, ormai non c'è più nessuno al mondo che dipinge ad olio. Però noi continuiamo a mettere nei certificati olio su tela, ma non è vero. Abbiamo risolto un problema. Purtroppo è una moda assolutamente italiana, eh? È vero. Assolutamente italiana. Nel Comunque, frattempo siamo riusciti a recuperare vediamo l'immagine l'immagine del Marmor. dell'opera di Mambor, per la quale il Che nostro amico Bruno bella! ci chiede Ma un questa è parere. pubblicata, questa è pubblicata. Non mi ricordo dove, ma sicuramente in qualche museo. Ma sicuramente ha fatto o Berlino o Londra o Praga, insomma sicuramente una mostra museale. L'opera è splendida. Hai il titolo? No, purtroppo non ce l'ha comunicato. Vede, il nostro amico, se non ci dà il titolo che Mambor ha scritto dietro, diventa più difficile leggerla, perché di solito la chiave di lettura È dell'opera il titolo. è nel titolo. Quindi rimandiamo la lettura dell'opera alla comunicazione del titolo. Quando ce lo manderà? Va bene, Va allora alla bene? prossima. Però l'opera qualitativamente, come prima sono stato cattivo, qui devo fare invece i più vivi complimenti,
Questa è un'opera da museo. Ok. Ma infatti lo vedete che è un'altra cosa. Certo. Si vede. Passo allora alla richiesta di Alessandro, che innanzitutto le fa tanti complimenti e voleva chiederle che cosa ne pensa della pittura di Mimmo Germanà. Lui dice c'è chi non lo apprezza, c'è chi le apprezza solo le opere dei primi anni Ottanta o c'è anche chi apprezza anche le opere degli ultimi anni della sua breve vita. Ovviamente lui dice mi riferisco solo alle opere aventi provenienza certa e non alle migliaia di opere false che vengono vendute a prezzi stracciati. Quindi voleva un suo parere a riguardo. No, guardate, su Mimmo Germanà, io ho avuto la fortuna di conoscerlo, andai con lui, andai da lui nel suo studio più di una volta con un editore che all'epoca era molto importante, molto attento alla qualità, Giampaolo Prearo. E ho avuto la fortuna di conoscere Mimmo Germanà. La sua pittura la conoscevo da sempre perché questo artista, che poi è difficilissimo fare una differenziazione tra i periodi storici di Germanà, perché è un artista che scompare giovanissimo, tu che ami le statistiche, che ami le date, Francesca, sì. Credo che questo artista sia scomparso, non aveva nemmeno 60 anni, aveva 56-57 anni, quindi molto giovane. Quindi fare una distinzione per periodi storici diventa particolarmente difficile. Germanà vi sembrerà strano, ma è uno dei veri inventori della transavanguardia. Qualcuno mi dirà, ma non c'è scritto da nessuna parte, ma non c'è scritto nella maniera più assoluta, ma chi ha suggerito il termine transavanguardia e il termine degli attraversamenti culturali epocali ad Achille Bonito Oliva è stato proprio Mimmo Germanà, che se vedete dal punto di vista stilistico, non dei soggetti, ma dal punto di vista pittorico, ha una notevole affinità con Sandro Chia. Non con gli altri esponenti della transavanguardia, ma con Sandro Chia ha una notevolissima affinità. Mimmo Germanà era un artista che io credo che nella sua vita abbia dipinto una quantità di quadri piccolissima, piccolissima, ed è stato un ottimo artista sia dal punto di vista ideologico sia dal punto di vista pittorico. Il problema è quello a cui ha accennato il nostro amico. Le opere che avete visto nelle mostre, le opere che avete visto esposte a Parigi, le opere che avete visto nelle mostre ufficiali, c'è un quadro di Germanà in casa della sorella di Gabriele, che se lo vedete diventate pazzi. Dite, ma questo è un super artista. Poi ci sono quelli che io chiamo la voglia di Germanà, la prosecuzione, senza fine. E lì mettiamo puntini, 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 perché dovremmo aprire una di quelle polemiche. Ma sai quante ne dovremmo aprire di queste polemiche? Ci vogliono altre due trasmissioni. Non due trasmissioni, ci vogliono... Bisogna rivoluzionare prima di tutto le leggi che regolano il mercato e poi di conseguenza il mercato. Quindi è una cosa che non vuole fare nessuno. Oggi dire la verità sulle opere d'arte in Italia, in funzione della legge in vigore del 72, sarebbe una responsabilità pazzesca. Ti prendi 7.000 denunce e poi magari vieni pure condannato perché dici la verità. Quindi fino a quando non si rivedrà la legge del 72, e non si rivedranno tante cose, esisterà sempre quello. Io dico sempre: comprate la qualità. Volete una guida perché non siete in grado di riconoscere la qualità? Comprate le opere pubblicate a livello museale. Allora, perlomeno avete una selezione sicura.
fino a quando vi fiderete solamente delle autentiche? Dai, non fatemi dire quello che avete già capito. Non fatemi dire quello che avete già capito. E credo che il tempo a nostra disposizione sia finito, quindi la ringrazio. Sì, saluto tutti e vi ricordo di continuare a scrivere a portofranco@artinvestimenti.it. Oh, sono curioso di vedere la tua acconciatura nella prossima trasmissione. La stupirò. Grazie della vostra attenzione, a presto.